Buonasera, innanzitutto vi ringrazio di essere presenti così numerosi a questa serata organizzata dalla Lega Nord del Trentino e voluta dal senatore Sergio Divina. Volevo fare un ringraziamento ai sindaci e al presidente che sono intervenuti questa sera. Vedo che ci sono in sala il presidente della comunità Sergio Sandro D'Andrea, l'assessore Giuseppe Corona e l'assessore Carlo Danarin. Inoltre so che sono presenti anche i sindaci di Ronchi, Colla Giancarlo e di Roncino e Montivelle Rune, inoltre ci sono anche altri consiglieri comunali della Comune dei Valli, quindi vi ringrazio tutti di essere venuti questa sera e di aver accettato il nostro invito. Abbiamo deciso di fare questo incontro sulla problematica della Valdastico e della viabilità della Valsugana, in quanto circa un paio di settimane fa, presso la sede della Lega Nord, abbiamo organizzato una conferenza stampa alla quale ha partecipato anche il presidente della provincia di Vicenza, Attilio Schneck. Il presidente è venuto e ha illustrato il progetto della viabilità della provincia di Vicenza, di che cosa hanno il progetto, di che cosa hanno già realizzato e quindi tutta una fase di nuove strade, nuove infrastrutture che, come poi vedrete chiaramente dalle slide che presenterà il senatore Divina, si potrà notare come poi andranno a influire e a pesare sulla nostra Valsugana. Tutto il traffico che quindi verrà sviluppato con questa nuova viabilità andrà a riversarsi sulla nostra statale della Valsugana. Attualmente altre strade che possano sostituire la Valsugana, comode, più veloci e soprattutto anche brevi, attualmente a parte l'autostrada del Brenner non vi sono. E quindi si richiede alla provincia di Trento di fare qualcosa per venire incontro alla popolazione della Valsugana. Successivamente a questa conferenza stampa è stato tenuto anche un convegno presso il Palazzo della Regione, alla quale sono intervenuti molti relatori per analizzare un po' il problema, anche proprio dal punto di vista ambientalista, anche dal punto di vista urbanistico. Sono intervenuti i presidenti dell'Associazione Artigiani, dell'Associazione Albergatori, dell'Unione Commercio. Praticamente il problema è stato, diciamo, preso da tutti i punti di vista e sono state fatte molte, ha partecipato anche l'assessore Alberto Pacher, e quindi proprio è stato visto sotto i vari punti di vista. Adesso noi diremo ovviamente qual è il nostro punto di vista come Lega Nord e che cosa pensiamo che possa essere utile fare per la nostra Valsugana, perché visto si prospetta appunto un aumento del traffico molto evidente e forte nel giro di 3-4 anni e attualmente la nostra statale sappiamo che non può assolutamente riuscire a resistere a questo aumento di traffico, quindi bisogna in prospettiva vedere e valutare qualcos'altro. Quindi adesso il nostro senatore Sergio Divina illustrerà un po' con delle slide qual è la situazione attuale in Veneto e quali appunto le prospettive per la Valsugana. Grazie. Grazie.